forse l'unico di cui avrebbero dovuto preoccuparsi sarebbe stato Leao. Beh, Leao bisogna preoccuparsene sempre e comunque. Perché... Occhio a Fernandes, pallone dentro! Vantaggio Benfica. Dopo 17 minuti i portoghesi sono già in vantaggio, 1-0. Questo è il risultato peggiore con il quale partire, perché adesso la Juve deve, per rimanere in Coppa, deve fare 2 gol per forza. Francesco, cosa sta succedendo? Stabilita la parità al Dalush 1-1 dopo un controllo del VAR, al VAR, perché questa sera, guardate a caso, succede una cosa, che c'è un problema sulle porte nello stadio del Benfica, a Lisbona, sulla goal line technology, quindi in caso di gol non gol doveva bisognare il VAR. C'è un calcio d'angolo della Juventus, Danilo salta su tutti, batte la palla verso la porta sul palo alla sinistra del portiere, Ken, che è in posizione di fuorigioco totale, però passiva, sta in mezzo davanti al portiere, immobile, sulla respinta del portiere, sul colpo di testa di Danilo, arriva Vlahovic che con 2-3 tocchi un po' strani riesce a mandare la palla in porta, però quando la palla entra, Ken comunque la tocca e non si capiva se la toccasse all'interno della porta o ancora fuori. Il gol è buono perché Ken la tocca quando ha già sorpassato la linea, siamo 1-1, l'abbiamo parzialmente raddrizzata, questo è un segnale che mi interessa molto, molto! Molto! Ci hai raccontato l'azione rocambolesca, un gol rocambolesco, ma il succo di tutto questo. Sì, ma è andata bene che la partita è sull'1-1. È andata bene Ken che non si è mosso. Perché se Ken si fosse mosso, era diventava attivo. Partecipava? Però non si è, anche lì gli è andata bene che l'ha toccata dentro la riga, perché se la toccava un pelo prima, la palla era comunque già entrata, il portiere era già battuto. Però posso dire, Maurizio, oggi non c'è la tecnologia, ci è successo. Allora, è successo in questo momento, contemporaneamente, il 2-1 del Benfica con il rigore di Romario. Contro, punto. Allora Francesco, ripartiamo con te, perché c'è una legge del calcio, no? Gol mangiato, gol subito. Sì, no, ripartiamo malissimo, perché la Juventus è praticamente fuori dalla Champions, perché sull'1-2, un minuto e mezzo dopo la pubblicità... Posso? Vai, vai. Tiziano, tra pochissimo arriva anche da Costa, ci fa tutta la fiancata, la faccata sulla sinistra per mettere il pallone dentro per Vlahovic, al limite dell'area di rigore piccola, calcia di piattone, allarga troppo il tiro da posizione facile per uno come lui, riparte il Benfica con un lancio dal fondo, contropiede, palla dentro dalla destra di João Mario, Bonucci si perde completamente l'attaccante del Benfica che entra in area di rigore, anticipa Szczęsny con un gol di tacco alla Crespo, fantastico. Però qua ragazzi Bonucci dorme clamorosamente sul gol del 3-1 e occhio adesso a Kostic che prova a salire ancora, doppia finta su João Mario, ancora pallone dentro, di nuovo mette fuori la palla il Benfica, la Juventus in mezz'ora si fa un autogol di testa con Gatti, crea un rigore con un mani in area e Bonucci addormenta sul gol del 3-1. Questa non è la concentrazione adatta per arrivare a queste sfide. Ma poi un'impresa di Leao avvicina il Milan alla conclusione positiva della partita con un grande gol. Ma deve tirarlo fuori. Il bello e il brutto della mente del Cattelan, siamo a partita chiusa. Qua c'è un caso pesante perché Bonucci qui dalla bandierina, dal lato da un fallo laterale, rinvia malissimo, fa ripartire il Benfica e l'uomo che entra in rigore era il suo uomo scoperto che si perde lui. E questo è il secondo gol che causa, cioè qua siamo di fronte a un giocatore che in questo momento non può stare in una formazione titolare della Juventus, ma non in Europa, neanche in Italia. Posso dire però anche che Bonucci sbaglia a dare quella palla, però i due giocatori che dovevano riceverla se ne sono andati tutti e due. No, l'altro è sull'altro, guarda bene. No, quello che entra è di Bonucci. No, no, non quello di difesa, a centrocampo, il passaggio che fa verso il centrocampista. E secondo me sta dando ragione a Francesco, da come la capisco io. Se ormai ho imparato a capire il tuo volto. Bravissimo Maurizio. Allora, sono d'accordo con Francesco, perché secondo me tu non puoi dare una palla così. Madonna, anche così. Perché, sai perché? Allora, ci sono tutti perché, no, perché seduto dietro una scrivania è più facile. Certo. Però io l'attaccante che arriva dietro non lo vedo. Cioè tu che hai il possesso palla, vedi che dietro c'è l'avversario. Non puoi dare una palla, con l'esperienza che hai, sono d'accordo che è il passaggio sbagliato, però guarda l'atteggiamento dei due attaccanti. Con l'esperienza che hai e la difesa che c'è in questo momento, tu non puoi permettere di fare queste giocate. Vlahovic ha sbagliato uno stop dentro l'area di rigore, servito benissimo da Milik per entrare da solo, controlla la palla e gli va, con lo stop gli va a 4 metri. Ripeto, adesso va bene, la partita è andata, ma... Io mi ricordo dei giocatori davanti che erano dei leader che anche in queste situazioni riuscivano comunque a mantenere il sangue freddo. Vlahovic troppo spesso è preso dalla frenesia ed è un giocatore costato 70 milioni di euro. Qualcuno qua e non solo l'aveva paragonato ad Haaland.
fatevi un esame di coscienza. Allora, mentre stiamo, ritorniamo ad esaltare Leao, segnale, cioè, caro Tiziano, dobbiamo notare che c'è la possibilità che invece sia sostituito, già sostituito, è possibile. Faccio una domanda, voi che fate mercato, voi che avete fatto tu hai giocato a calcio per una vita, secondo voi la Juventus non ha il potere di andare a prendere il Tari di turno, o il dirigente Sassuolo di turno, o della Fiorentina in un secondo e mezzo? Hai fatto il nome, cioè, Moggi quando lavorava, Galliani quando lavorava al Milan, questi vediamo di notte, andavano a fare cose di nascosto, ti pigliavano quello più insospettabile di tutti. Questo vuol dire saper fare mestiere. Vuol dire che qua la Juve c'è un Arrivabene che è messo per i conti, un Cherubini che era il Foligno e si vede, un Agnelli che è troppo amico di tutti, ha vinto tutto, non gli si può dire nulla, quindi da lui ripartirei, ma costruendo tutto da zero sotto. Devi mettere gente che conosce l'ambiente. Quando il Piero entrò nello spogliatoio, a raccontare cos'era, Nedved è troppo amico di famiglia, non va più bene. Nedved non può andare a giocare a calcio col presidente ed avercela. Nedved ce l'ha con Allegri. Gol della Juventus, pensa che non lo racconto neanche. Milik, chi se ne frega. Milik, cioè, sì, Milik. No, ma è entrato prima. Al posto di Ken. Di Vlahovic. No, di Ken. Oh, di Ken. Anche di Ken. Sì, ma sono usciti due, uscite anche a Quadrado. Sono usciti, insomma. Sì, ma capisci che non mi giro neanche a guardare un gol, perché il punto non è questo. Anzi, non lo possiamo raccontare, perché Ealing Junior mette una bellissima palla in mezzo, come Kostic, e Milik non sbaglia il gol alla Vlahovic, che Vlahovic si mangia per il due pari. Vlahovic è un gran giocatore, è di talento, ma se non sta tranquillo è perché non c'è un'idea chiara. E bisogna lavorargli sulla testa. Conte e altri allenatori che ci sono, perché poi non esiste solo Conte, attenzione, sono capaci di entrare nella testa dei giocatori. Ce la fanno. Ragazzi, guardate Spalletti a Napoli che lavoro sta facendo. Guardate Pioli col Milan cosa ha fatto in 3 anni di progetto. Io ho capito, sei un fiume in piena, ma il fiume va fermato. Ma non sono neanche incazzato. Allora, cioè, mi viene da ridere, sfotterei la Juve da solo stasera. Sfotterei la Juve da solo. Perché se tu perdi una finale di Champions non puoi essere sfottuto da chi esce in Europa League ai quarti e agli ottavi. Ma se esci così devi essere preso per i fondelli. Gli guardi il sorriso sotto i baffi, un pochino ti sta sfottendo. Allora Tiziano. Ma no, ma Tiziano può fare quello che vuole. Un sacro rispetto, sto godendo con te. Hai ragione. La Juventus si è parata sul 4-3 con il gol di McKennie e mancano 10 minuti alla fine più recupero. Stavo godendo come questo fa capire che i giovani anche in Europa possono avere spazio, perché Sulé, Ealing e in questo momento insieme a Miretti hanno cambiato il volto della Juventus. Con Bonucci uscito, lo ricordiamo. Era una partita per veterani. Tutto questo, dopo il 4-3, continua la Juventus a, diciamo, cercare di produrre gioco? No, cioè il Benfica è spaventato in questo momento, perché quando subisci 2 gol in 5 minuti, dal 4-1 passi al 4-3, ovvio che un pareggio non cambierebbe niente, perché il Benfica sarebbe qualificato uguale. Però sai, se tu da qua all'88esimo o al 90esimo trovi per sbaglio il 4 pari, cioè i 5 minuti di recupero, c'è 5 minuti nel calcio, l'ho detto anche prima, non sa mai, ovvio. Guarda, che il discorso qua sulla Juve non cambia di una virgola. Alessandro è entrato e per un attimo non si fa la frettata, perché il retropassaggio di Rugani credo era rischioso, no, di Danilo. Adesso la Juve che prova ad andare ancora sulla destra con McKennie, proviamo a distenderci ancora. Il Benfica si è abbassato molto, Rabiot benissimo in partita su Le, benissimo Ealing arrivato dalle giovanili del Chelsea, ma l'avevamo già detto con l'Empoli, questo ragazzo è molto interessante. E McKennie trova ancora il gol. Vlahovic, cioè scusate, Milik davanti ha un altro peso in questo momento davanti. Non si può Krunic! Krunic solo davanti al portiere. Ci fa intercettare la sua conclusione di piatto destro. Non si può lasciare in panchina il giocatore più forte che c'ha la Juventus davanti in questo momento. Che sarebbe Milik. Non si può, perché Milik fa un gol molto più difficile di quello che Vlahovic si mangia nel primo tempo. Sei. Molto più difficile. E quel gol lì pesa come un macigno. È molto cioè, Milik è leggero in questo momento. Vlahovic qualunque cosa fa, ha una scimmia sulla spalla che non gli fa far bene niente. Esatto. Infatti anche in panchina la scena di prima era chiara. Lui e Ken erano non è tra sembravano due persone finite, no? Ovviamente no. Parlando della partita stessa. Ma non ha la tranquillità. E ripeto, in questa partita quel gol di Vlahovic purtroppo pesa esattamente come gli eroi di Bonucci. Uguale. Punizione Juve? Nel frattempo il Milan in scioltezza. No, beh, ma Krunic da solo davanti al portiere non è riuscito a fare gol. Da solo davanti al portiere. In due. Portiere poteva passare. Secondo me De Ketelaar poteva segnarlo questo. Non lo so. Io sono convinto che De Ketelaar l'avrebbe segnato. È come dire che sempre è entrato questo.
Che sta succedendo invece? No, stiamo parlando io e Giacomo, perché Milik sta facendo una partita pazzesca anche quando non segna, palla dentro di nuovo la Juve, no, prova. Poi ogni tanto, scusa Francesco, noi diciamo che un giocatore non cambia la partita, è vero che sono entrati Miretti, sono entrati altri giocatori. Che vinceranno lì 4-1. Lì davanti, però, comunque lui ha cambiato, 4-3 Maurizio, e riaprire la partita. No, ma lui davanti ha cambiato la partita, adesso non so se il Benfica ha tirato un po' il freno a mano, è perché possibile, magari era in vantaggio. Però diventa difficile, no, poi rientrare, no, in però partita. Entrando in campo, come stava raccontando Francesco, sul 4-1, angolo Juve, per intanto, tutti i giocatori non è semplice. Altro angolo Juve. Vai, a questo punto. C'è l'arbitro che richiama l'attenzione del difensore del Benfica su Gatti, perché Gatti vuole andare a cercare gloria in avanti. Chissà se il numero 15 Bianco può trovarlo in questo momento con il cross di Locatelli dentro, smanaccia il portiere del Benfica, la palla va fuori per Miretti che la rimette dentro campanile. Un po' casuale, ma va in direzione di Milik e di Ealing, che manca, no, il pallone qua. Il Benfica ha tutto il campo per andare a cercare il gol del 5-3. Ha tutto il campo, uno contro uno, Alessandro soltanto dietro, davanti alla porta, palo, fuori! Qua siamo stati graziati, questo potrebbe essere un segnale, prendiamolo per buono! Proviamo ad andare avanti lo stesso! Almeno usciamo con un minimo di dignità, un briciolo! Cerchiamo un pari di Krunic, almeno quello. Questo peggio di Krunic. Questo è il secondo che si mangia. No, beh. Ha fatto 50 metri però, ragazzi. Sì, sì, certo. Il Krunic era più... È bravo Alessandro a disturbarlo qua. Comunque è la cosa anche normale prendere dei contropiedi così, perché hai poco tempo, vuoi recuperare la partita, stai tutti in avanti. Però parlando di Milik, veramente, non solo stasera, ma anche quando è entrato in altre partite, quando è partito dall'inizio, comunque questo giocatore, io ti devo dire la verità, io non me l'aspettavo che potesse cambiare la situazione davanti di una squadra che non sta giocando bene. Per un attaccante non è semplice. Sinceramente neanche io, soprattutto in così poco. Sì. C'è una reazione di nervi comunque nella maggior parte, cioè la Juve ha fatto questa reazione che magari gli servirà in futuro, perché si vedeva sin dall'inizio che non era la Juve del Maccabi, no? Perché lei, quando è nata sotto là, ha preso anche il secondo, insomma, qui è un po' di reazione l'ha avuta. Quindi qualche passettino. Oddio, nel primo tempo, nel secondo tempo... Era difficile. Non è stato in partita finché non ha messo dentro la freschezza di quelli che non avevano più niente da perdere. Tu stai giocando due partite di Champions in cui era difficile pensare a una qualificazione. Chi è? Ma chi è? Entra in campanella. Ma guarda d'agosto, tu stai seguendo. Oh, state a rosicà. State a rosicà. Possiamo dire che tu sei bambino. Se succede qualcosa domani sera, me lo gosto di più. Oh, per favore, puoi lasciare stare Riccardo, che è sereno per domani sera. Lo vuoi lasciare stare? Ma lo vedo tranquillo. È sereno. Anche Emanuele, guarda qua. Non puoi però fare così, perché io ho assistito a Inter Tulum Parroseura con gol di Altone. Con chi? Scusa, non ho capito chi è. Tulum Parroseura, te lo ricordi? No. I miei amici giocano a Panetto. Uè, te che mangia il Turun? Sai cosa abbiamo passato? Ma quello, no? Che poi Recomba fa il rigore al 90. No, quello è l'Helsingborg. Ma te ne porto due, Slavia Praga e Shakhtar Donetsk, 0-0. Occhio alla Juve che va dentro la rigore, ancora con Ilic, mette dentro il pallone, Sulessi divora il 4 pari, Ilic ha messo in area di rigore tre assist, di cui da due assist sono arrivati due gol. Questo giocatore sta giocando benissimo. Giocatore che sta facendo la differenza. Sì, il problema è che è sulla fase di Righi. Vai Orighi! Vai Orighi! Ante Rebic! Mandiamo il terzo gol! Vai Orighi! Il terzo gol solo davanti al portiere, diagonale fuori! Vai Orighi! Meno male che diagonale incrociato fuori di poco! Perché sennò c'era da disperarsi, E quanto vuoi vincere? Stai tranquillo! Allora, no, io direi di rimandare da Francesco però, perché... Guarda che è meglio vincere 4 pari 1-0 che 1-4-0. Guarda che non conta più la differenza. Gianni, la differenza di non conta più. Dicevi? No, la differenza è pari, come no? No, non puoi più andare pari. Stavi redattando o fuori. No, stavo dicendo che dobbiamo andare in pubblicità. Ah, certo. Okay. Interrompi sempre sul più bello, Vanessa. Andiamo in pubblicità, guarda, che anche qui abbiamo segnato. Andiamo di mi nuovo, dispiace magari tantissimo, ma... Amichevole estiva... Dobbiamo fare la fascia. Occhi ben aperti, però, perché qua sta cambiando tutto. A tra poco.